Negli ultimi anni si sono diffuse sempre di più le luci natalizie a batteria e alcuni tipi di decorazioni luminose le troviamo solo a batteria e non con il classico trasformatore da attaccare alla presa. Queste decorazioni luminose possono essere molto comode perché possiamo metterle anche in punti dove non abbiamo una presa elettrica o quella più vicina è troppo lontana. Ma dobbiamo anche pensare che queste luci consumano davvero parecchie batterie e che queste batterie costano tanto e hanno anche un grande impatto ambientale. Quindi, se abbiamo una presa elettrica vicina, possiamo evitare di consumare tutte queste batterie e collegare la decorazione luminosa alla rete elettrica attraverso un alimentatore, come vedremo oggi. Iniziamo! La maggior parte delle decorazioni luminose a batteria ha un portabatterie come questo, comunque molto simile, in cui vanno inserite due o tre batterie stilo o mini stilo. Aprendolo vediamo che ci sono dei contatti, alcuni con una molla, altri senza. Noi dobbiamo vedere quali contatti sono collegati ai cavi delle luci. Generalmente in un portabatterie per due batterie sono questi due dal lato dell'interruttore, che infatti sono attaccati ai cavi. Nei portabatterie per tre batterie generalmente uno in alto a sinistra e l'altro in basso a destra. I contatti da cui non parte nessun cavo sono i ponticelli tra una batteria e l'altra e quindi li possiamo ignorare. Individuati i contatti da cui partono i cavi, dobbiamo trovare tra questi quali sono il positivo e il negativo. Il positivo è sempre quello piatto senza molla e il negativo è sempre quello con la molla. Ora dobbiamo saldare o collegare attorcigliandoli ai contatti individuati i cavi dell'alimentatore. Visto che io però non volevo tagliare il cavo dell'alimentatore per poi poterlo utilizzare anche in altri progetti, monterò nel portabatteria un connettore in cui infilare quello dell'alimentatore. Per questo farò un incavo nel portabatterie per inserire il connettore. Ecco, l'incavo è venuto abbastanza male, però comunque il connettore ci sta, ma ora saldiamo i cavi del positivo e del negativo al connettore. Ho saldato i cavi e attacco il connettore nel portabatterie con la colla a caldo. È venuto un gocciolone di colla a caldo enorme che fa abbastanza schifo, ma pazienza. Adesso saldiamo i cavi al portabatterie.
Se dovete attaccare i cavi dell'alimentatore direttamente al portabatterie, generalmente quello contrassegnato con una riga bianca è il positivo e l'altro è il negativo. Comunque è sempre meglio provare la polarità con il tester. Quindi, ricapitolando, attacchiamo sul contatto senza molla da cui parte un cavo, il cavo rosso che è il positivo. E attacchiamo sul contatto con la molla, che in questo caso è collegato all'interruttore, il cavo bianco che è il negativo. Fatto, possiamo chiudere lo sportellino. Visto che qui il coperchio copriva appena il connettore, ho deciso anche di complicarmi la vita e di fare un piccolo incavo anche qua. È venuto abbastanza bene e ora vediamo l'alimentatore. L'alimentatore deve essere ovviamente in continua e deve avere una tensione di 3V per le decorazioni che funzionano con due batterie stilo e di 4,5V per le decorazioni che funzionano con 3 batterie stilo. Trovare alimentatori di questi voltaggi è abbastanza difficile, quindi è più facile trovare degli alimentatori variabili come questo che uso io. Questi alimentatori hanno una rotellina con cui si può regolare la tensione dell'alimentatore. Generalmente va da 1,5V a 12V e gli scatti sono da 1,5V. Attenzione a regolarla prima di collegare la decorazione, perché se sbagliate tensione potreste bruciare le vostre luci. Questo alimentatore che uso io è da 1,5A, ma comunque queste decorazioni luminose non consumano mai tanto, quindi un alimentatore da 1A va più che bene. Certo, questi alimentatori costano anche una quindicina di euro, ma se fate funzionare le luci a batteria, a fare 15 euro di batterie fate molto più in fretta di quanto pensate. Bisogna poi pensare che l'alimentatore lo terrete per parecchi anni, mentre le pile le buttate via quando sono scariche, quindi l'ambiente ringrazierà se evitate di consumare tante batterie. Quindi per questa catena luminosa che funziona con due pile, imposterò la tensione dell'alimentatore su 3V. Colleghiamo l'alimentatore, inseriamo la spina, accendiamo l'interruttore e si accende e non sembra neanche che esploda. Questo metodo lo potete anche utilizzare per luci da esterna batteria, avendo cura però di proteggere tutti i collegamenti e ricordando che questi alimentatori non sono pensati per l'esterno. Io adesso vi ho dato l'idea per le luci natalizie, ma teoricamente con questo sistema potete alimentare qualunque apparecchio alimentato a batterie stilo o mini stilo, ad esempio giocattoli, lampade a batteria, una torcia, una radio a batteria e anche il telecomando della TV, anche se non ne vedo l'utilità. Ricordate comunque che io non mi assumo nessuna responsabilità sugli eventuali danni che potreste fare ai vostri dispositivi e ricordate anche che manomettendoli perderete la garanzia. Bene, anche questo video finisce qui, io spero che vi sia stato utile e vi sia piaciuto, iscrivetevi al canale e lasciate un like se volete vedere altri video come questo, se avete domande o suggerimenti scrivetemi un commento, mi raccomando seguitemi su Instagram per essere sempre aggiornati sui video a cui sto lavorando e sapere in anteprima quando usciranno. Ciao e alla prossima!